Nina. Ciao, Pato! Che bella giornata per occuparsi delle piante! Accipicchia, Pato, sembra che qualcuno abbia chiuso il rubinetto. Pato, Pato, va un po' più piano per piacere. Stai dicendo di aver visto una creatura verde come quella? Di chiamarsi Nina. Perché non ti presenti Pocoyo? Pocoyo! E questo è Roberto. Ciao Nina e Roberto! Sembra che non abbia mai dato la mano a nessuno. Adesso, Pato. Ma che bello! Un ombrello. Ma non sta piovendo. Stai dicendo di avere già visto prima Pato? Stavi giocando con la tua amica Coccinella ed è spuntato Pato. Si è messo ad innaffiare le piante e ti ha bagnato. Però, Nina, Pato non aveva sicuramente intenzione di bagnarti. Stava solamente innaffiando le piante per aiutarle a crescere. Sì, perché a Pato piacciono le piante più di ogni altra cosa.
Dice che tutti quelli che amano le piante meritano un grande abbraccio. Ah, ho capito! È per avvisare Nina ogni volta che Pato innaffia le piante. Molto bene! Bisogna festeggiare! Roberto, please? Il regalo di Pocoyo! Cos'è questo? Oh, ciao Pocoyo! Ciao! Qualcuno di voi sa dirmi cos'è che Pocoyo porta in mano? Un regalo! Un regalo! Un regalo! È davvero una cosa fantastica! Chissà che cosa c'è lì dentro! Voi che dite? Ho detto, chissà che cosa c'è lì dentro, Pocoyo. Pocoyo, ho l'impressione che Ellie voglia dirti qualcosa. Qualcuno di voi indovina cosa vuol dire Ellie? Apri il regalo! No! No! Ma non vuoi sapere che cosa c'è nella scatola? Ci sarà una sorpresa! Ah, bella quella sedia! Un bel cappello, un trampolo a molla! Oh, addirittura un aeroplano! Davvero non vuoi aprirlo? No? Oh, chissà cosa c'è dentro! Oh, ma non puoi fare così! Uffa! Ho l'impressione che Ellie abbia in mente qualcosa. Oh, certo! Ora sali sul treno e vai a prendere il regalo di Pocoyo. Non credo proprio che sia una buona idea, Ellie. No, davvero, Ellie, forse... troppo tardi. No, non credo che Pato ne voglia sapere, Ellie. Lui, ma che fa? Oh no, troppo tardi! No, non voglio guardare! L'ora del bagno e ancora non hai aperto quel regalo, Pocoyo! Ellie! Mi sembra di capire che Pocoyo tenga quella scatola sotto stretta sorveglianza! Ellie!
Buongiorno, Pocoyo! Dormito bene? Non c'è nulla di meglio di una bella dormita per farti desiderare di aprire un regalo. No! Ma è già passato un giorno intero, Pocoyo! Non ce la faccio più! Questa attesa mi tiene sulle spine! Ellie, che cosa hai in mente adesso? Hai un'idea? Una corda? Un papero? E un albero? Ellie, adesso forse però stai un po' esagerando. Non credo che Pato possa... Aiuto! Pocoyo, ma che cosa stai facendo? Stai dando quel regalo a Ellie? Buon compleanno! Ah, ho capito! Il regalo non è per te, Pocoyo, ma è da parte tua per Ellie! Ecco perché non l'avevi aperto! Oh, sì! Evviva, Pocoyo! E tanti auguri a te, Ellie! Ciao ciao, alla prossima! Guardate, Pocoyo, Pato e Ellie costruiscono una torre. A turno mettono su i cubi. Ciao a tutti! Ciao! Oh, crolla! Oh! Scusate! Bravo, Pocoyo! Ora tocca a Pato! Pocoyo ha messo il suo, Pato anche. E ora a chi tocca? Sapete dire a Pocoyo a chi tocca? Ellie! Tocca a Ellie! Caspita, che starnuto! Pazienza, proviamo a ricostruire la torre. Ben fatto, Pato! Adesso tocca a Ellie! Ellie! Mi sa che starnutisce di nuovo! Oh no! Ok, si riprova. Coraggio. Andiamo. Pato? Mm-hmm.
Pato? Pato? Dov'è Pato? Tu lo vedi, Pocoyo? Pato! L'hai trovato! Bravo! Ci riprova, vero? Coraggio, Pato! Pato! Oh no! Povero Pato! È tutto a posto? Oh, Pato, non è il caso di fare così! Ma Pato, Ellie non starnutisce apposta! Alle persone e agli elefanti a volte vengono gli starnuti, ma non possono farci nulla! Credo che Pocoyo voglia aiutare Ellie! Sei gentile, Pocoyo! Penso che Ellie non stia molto bene! Forse Ellie non ha proprio voglia di giocare. Pensiamo un po'. Dove dovrebbe stare se non si sente bene? Sapete dire a Pocoyo dove può andare Ellie per stare meglio? A letto! Sì, Ellie dovrebbe mettersi a letto. Riposare fa molto bene quando si ha il raffreddore. Infatti, Ellie starà meglio se farà un riposino. Sì, ora potete costruire la vostra torre senza che nessuno ve la butti giù. Oh no, temo che Pato abbia preso il raffreddore da Ellie. Attenzione! Ok, ciao ciao, alla prossima! Hello everyone! Hi! What's going on? Rocket! Ah, you're making a rocket! Why? What's that, little alien? Oh, you're going back to your planet! Wonderful! Looks like they're ready for blast-off! T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Wow! This is exciting! Professor Potter! Welcome to another lesson with Professor Pato. Now, class, pay attention. Today we're going to talk about space. This is the sun. The sun. And this is the moon. The moon. Planets. These are planets. And stars. Baby bird, can you tell us what that's called? Can you tell Baby Bird what those are? Stars! Those are stars! Oh, it looks as if the angry alien has something he wants to say. Wonderful! Now we've all learned about space. Lesson approved by Professor Pato. You did it, Pocoyo! You flew into space! Stop!
What do you think? Is that a planet? No, it's the sun! You're right. That is the sun. You're going to drive, Pato? Oh, but... Whoa! Whoa! That's not a planet, Pato. Can you tell Pato what that is? The moon! It's the moon! Yes, it's the moon. Look, little alien. Is that your planet? Yes, you've found it. Houston, we have a problem. It's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, run! That's it, run! Fred says, laugh! Come on, let's laugh! Says, dance! Let's dance! Fred says, that's all! Someone's knocking at the door. Oh, it's the little alien's parents. Oh, I see. It was just a game. But now it's time for the little alien to go home. Let's all say goodbye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Looks like they're off on another mission. Bye-bye. Bye. Searching for a planet, flying near the sun, flying near the moon. Rocket to the stars, searching for a planet. Flying near the sun.